Buongiorno a tutti e grazie per essere venuti. È un appuntamento che per noi era quasi indispensabile inserire nel percorso di Passio 2012, perché come sapete il percorso è in realtà un percorso che abbraccia 6 anni. Ogni 2 anni verrà affrontato un tema che come tematica generale ricostruisce poi la Trinità. Quest'anno il Padre, tra 2 anni il Figlio e poi lo Spirito Santo. E trattandosi di un percorso trinitario non potevamo non fare riferimento al Santuario della Santissima Trinità di Giffa e quindi a fare almeno una ripresa di riflessioni e di presentazioni iconografiche già realizzate qualche anno fa con un convegno di particolare interesse. Dico grazie al professor Andenna e a don Pier Mario perché ci hanno con molta amicizia e molta semplicità offerto la loro competenza per rigustare, nel caso abbiate già partecipato al primo evento, o per gustare per la prima volta un pezzo importante del nostro territorio dal punto di vista artistico ma anche religioso. Il nostro territorio è disseminato di immagini della Trinità, caratteristiche. La mostra si sofferma soprattutto sulle immagini trinitarie con 3 persone uguali e poi l'evoluzione, come ci diranno loro stessi, dell'iconografia ha portato all'immagine tipo questa, che rappresenta la Trinità con il Padre in forma umana, lo Spirito Santo come forma di colomba e soprattutto il Cristo crocifisso come elemento centrale della fede cristiana. Ma non voglio rubare il tempo e il materiale ai nostri relatori, che ringrazio davvero di cuore. Credo che possa essere per tutti noi una mattinata sicuramente arricchente. La concluderemo, dopo aver ascoltato loro, con chi desiderasse una piccola visita alla mostra che è allestita nella Basilica di San Vittore. Buona giornata a tutti. Grazie. Allora, grazie per l'invito, innanzitutto vengo volentieri a parlare a Intra perché mi piace. E grazie anche dell'opportunità di fare una chiacchierata sulle immagini. Cioè, il discorso dell'iconografia è un po' un pallino che ho coltivato senza mai essere un iconografo, però essendo uno storico penso che non siano solo le carte che danno significato e forza alla storia, ma siano anche e soprattutto le immagini. E anche perché stiamo cambiando il mondo e stiamo passando da un mondo della carta, no? Che parte nel 400, un mondo de carta, chi non è nelle carte non è nel mondo, gli diceva un cancelliere a Machiavelli che andava a protestare. Adesso chi non è nelle immagini tende a non essere più nel mondo, cioè se qualcuno non è nel web incomincia a non essere più nessuno, tutti si sbrigano ad entrare nelle immagini. Allora, le immagini della Trinità, un problema piuttosto complicato, perché è chiaro che nel mondo orientale, mondo arabo, ma anche lo stesso mondo ebraico era aniconico sostanzialmente, cioè un fondamentale rifiuto della rappresentazione della figura umana. Certo, i disegni, la scrittura, eccetera, potevano essere una rappresentazione della realtà, ma la realtà umana non era rappresentabile, tantomeno quella divina, ovviamente, dove la direi così, la negazione era imposta
dalla stessa religione. Se voi pensate che il mondo arabo, quando ha solo la scritta, mi spiego, no? Non esiste altro Dio al di fuori di Allah, fine, e non si può raffigurare Dio. La stessa cosa era per il mondo ebraico, e era, addirittura mettevano dei segni e basta, manco la scritta, no, solo dei punti. Quindi una situazione di assoluto divieto della rappresentazione della divinità. Col cristianesimo il problema è un po' più complicato, perché il cristianesimo, soprattutto a partire dal IV secolo, al Concilio di Nicea, contro l'arianesimo, c'è un discorso che deve essere, come dire, di difesa della figura di Cristo che non è solo uomo, ma è anche Dio. Dunque, essendo Dio, non potrebbe essere rappresentato, ma in quanto uomo potrebbe essere rappresentato. E in effetti le prime raffigurazioni di Cristo sono quelle del buon pastore che troviamo nelle catacombe, che io non ho qui portato, perché più o meno tutti ricordano queste immagini del buon pastore che fanno parte delle primissime raffigurazioni cristologiche. Al contrario, invece, il discorso sulla Trinità era un grosso problema, per la semplice ragione che come è possibile rappresentare la Trinità, Trinità che non c'è nel mondo ebraico, tanto meno in quello arabo. Dunque, come è possibile? E l'unica via per cercare la rappresentazione della Trinità, siamo tra il 400 e il 403, e Paolino di Bordeaux, che è Paolino di Nola, che ha questo bellissimo Carme, no? Che viene scritto nella Basilica Nova di questo luogo di Cimitile, che è a Nola, e che vi leggo: pleno coruscat Trinitas mysterio, stat Christus agno, vox patris tonat cielo, et per columbam Spiritus Sanctus fluit. Che è molto interessante: la Trinità riluce nel pieno mistero, Cristo è presente come agnello, la voce del Padre tuona dal cielo e lo Spirito Santo scende come la colomba. Sostanzialmente Paolino di Nola ha fissato i simboli della Trinità e li possiamo vedere in questa ricostruzione della decorazione absidale di questa basilica nuova che lui fa costruire, in cui abbiamo la voce di Dio che non può essere rappresentata in quanto è voce, quindi bisogna immaginarla, che è data dall'agnello attorniato dai 12 agnelli che sono gli apostoli e dalla colomba dello Spirito Santo. Quindi non solo, ma in alto, dove dovrebbe esserci la voce di Dio Padre, abbiamo i tre cerchi concentrici e la croce. Quindi siamo di fronte, a mio modo di vedere, forse alla primissima rappresentazione della Trinità. Purtroppo non ce l'abbiamo più perché è distrutta, ma è possibile ricostruirla ad opera degli archeologi. E una seconda raffigurazione simbolica della Trinità, sempre da Paolino, è offerta dalla struttura a tre absidi della Basilica Nova e dai tre ingressi. Lui stesso scrive che gli ingressi sono tre in questa grande basilica, in tipum trinitatis, da capo il gioco dei simboli, da capo il rimando a dei simboli, al numero tre ovviamente, che però sono concreti, sono le tre porte che si aprono verso il sacro. Ma le prime immagini della Trinità, dunque, ho detto,
si esprimono per simboli. E in effetti siamo nel V secolo ancora, ad Albenga abbiamo una interessantissima raffigurazione della Trinità nel battistero, nella volta della cupola. Come vedete ci sono le 12, qui gli agnelli sono scomparsi, sono diventate 12 colombe, 12 colombe sono gli apostoli. La Trinità a questo punto è data dai tre cerchi concentrici e dalle tre lettere dell'alfabeto greco, tre alfa, ve le vedete qui, tre omega e tre rho. Quindi sostanzialmente a livello, diremmo così, intellettuale, rappresentato la Trinità, diremmo così, nel modo simbolico più elevato possibile, senza cadere nella iconicità, cioè nella raffigurazione della Trinità stessa. Quindi una raffigurazione che possa rilanciare al sistema umano. Restiamo dunque ancora nel V secolo in questa situazione. Questo modo di vedere la Trinità, così astratto se volete, ma per simboli, per forti simboli, con il cerchio come elemento fondamentale, questa volta non concentrico ma intersecante, si prolunga all'interno del Medioevo e compare in maniera particolare in queste tavole di Gioacchino da Fiore. No, sono tavole eccezionali di Gioacchino da Fiore, dove Gioacchino da Fiore tenta di ridurre a immagini, ovviamente geometrico-simboliche, tutto il suo discorso. E qui abbiamo i tre cerchi che rappresentano il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e come vedete ciascuno di questi cerchi entra nell'altro cerchio, come se fosse la possibilità di una processione. Poi tu spiegherai meglio cos'è questo concetto, che è un concetto complicatissimo anche da capire intellettualmente, e sarà quello che darà poi filo da torcere fra cattolici e ortodossi ancora oggi, sostanzialmente, nonostante i tentativi di avvicinarci. Quindi, come vedete, abbiamo una rappresentazione costantemente simbolica, geometrico-teologica, se volete, della Trinità stessa. Ecco, ma questa espressione trinitaria, così simbolica, così non accontenta, è terribilmente intellettuale. C'è bisogno di qualcosa che rimandi all'uomo, e in fondo Cristo era un uomo, e quindi insomma la posizione, soprattutto nella lotta contro chi voleva tenerlo solo come Dio, che è la posizione del monofisismo sostanzialmente, i monofisiti, è apparente la natura umana. Dobbiamo rappresentarlo nella sua esclusiva divinità, il resto era apparenza. E qui si sente, siamo in uno dei mosaici più antichi e più interessanti che siano rimasti in Oriente, è sul Sinai, nel monastero di Santa Caterina, ed è la Trasfigurazione. La Trasfigurazione sul Tabor, per gli antichi commentatori, per i padri della Chiesa, è vista nella dimensione della Trinità, perché noi abbiamo la voce di Dio che tuona, no? Abbiamo la voce di Dio che tuona, abbiamo Cristo che si trasfigura, e questa volta lo Spirito Santo è nell'alone di luce che circonda Cristo. Quindi la Trasfigurazione sul Tabor rappresenta un elemento fondamentale,
per capire la Trinità, secondo questi autori. In particolare il monastero è voluto da Giustiniano, quindi è un monastero che deve battere il monofisismo, di qui la necessità di sottolineare in maniera forte, siamo al Concilio di Calcedonia 451, la duplice natura di Cristo, cioè una natura umana e divina. E quindi è chiaro che questo è 451 Calcedonia, è il punto centrale di tutto il discorso trinitario. Lì viene definito, certo se ne era parlato a Nicea, ma a Calcedonia il discorso è strutturato in maniera definitiva. Lo vediamo qui con il Cristo al centro, la luce, la parola del Padre e la luce di Cristo che riceve luce e dà luce. È chiaro che la luce riprende Mosè. Ecco, chiediamoci, perché la trasfigurazione? È chiaro che il Padre è evocato dalla voce che proclama che Gesù è figlio e lo Spirito Santo è la nube luminosa. E sotto alla scena, perché uno dice ma come fate a dire che è la Trinità? E la risposta è molto semplice, che sotto alla scena c'è la scritta con la formula trinitaria ortodossa di Calcedonia nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Che è la formula ortodossa con cui anche nei Vangeli no, andate e battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, battezzate, secondo modo di raffigurare la Trinità, il battesimo di Cristo. Qui io ho sul battesimo di Cristo, ce n'è dappertutto, insomma, anche perché il battesimo di Cristo ha la stessa componente della trasfigurazione a livello di situazione. C'è la voce del Padre, in questo caso è qui, che dice questo è il figlio mio diletto nel quale mi sono riconosciuto, e dal Padre emana la luce, qui l'abbiamo sotto forma di gaggio, ma nel Vangelo si dice che lo Spirito comparve sotto forma di colomba. Siamo da capo con Paolino di Nola, no? La rappresentazione dello Spirito sotto forma di colomba. Il landaio preferisce il discorso della luce, ma non è molto diverso, anche perché probabilmente la colomba è lì piccolissima, ma non è molto importante, è sempre il discorso della discesa della forza dello Spirito, la luce. Ecco, la raffigurazione trinitaria è diffusissima, ho detto, dovunque nei battisteri in genere. Io ho preso questa dimenticata nelle campagne del Novarese, che è l'abbazia di Luzzago, la chiesa di San Giulio di Luzzago, dove c'è questa cosa molto, molto, come dire, molto campagnola, insomma, no? Per rustici, a cui bisogna far capire, no? La Trinità, secondo oramai gli schemi molto precisi, molto fissi, dell'episodio evangelico in cui si rivela o con cui si rivela. Allora, chiediamoci perché il battesimo di Gesù è icona, cioè immagine della Trinità. Matteo, ma tutti, anche Luca e anche Marco, i cieli si aprirono ed egli vide lo Spirito Santo scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse: questo è il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto. Ecco, siamo di fronte ad un episodio reale, che l'episodio è con ogni probabilità avvenuto, un episodio storico, quindi, cioè il legame fra Cristo e Giovanni, e la dimensione della Trinità in questo legame. I cieli si aprono, la voce manifesta in forma corporea, la colomba scende e dunque la luce. E è una cosa che Giotto ha saputo intuire, eccolo, nella Cappella degli Scrovegni. Formidabile quello che
interessa è proprio questa manifestazione della voce e della luce. In fondo il Dio ebraico è un Dio che emana la luce e più che vedersi lo si sente, no? Dio passa attraverso l'orecchio, direi, non tanto attraverso gli occhi, è la parola quella che conta. Dunque una Trinità in cui gioca la parola, gioca la luce e gioca la presenza dell'ammaestramento di Cristo. Ecco, però ci sono altre immagini, queste tutto sommato sono immagini che in qualche modo rimandano alla Trinità, ma c'è un'immagine nella Bibbia che viene utilizzata già nel V secolo che è polisemica, cioè è un'immagine che può rappresentare un racconto e quindi una storia, ma può anche rimandare a qualcosa d'altro, cioè può anche essere intesa come simbolo di qualcos'altro, sta per qualcos'altro nel suo racconto. E qui siamo in Ravenna, in San Vitale, Ravenna, ed è uno dei mosaici in cui c'è la storia di Abramo, c'è la storia di Abramo che riceve i tre angeli, si chiama la filossenia di Abramo, cioè l'apertura verso lo straniero di Abramo, e poi c'è la raffigurazione del sacrificio di Isacco che viene interrotto con la comparsa del caprone o dell'agnello, se volete, al posto di Isacco. Ecco, ma quello che interessa, quindi, è già letta con una realtà, come una realtà che rimanda indubbiamente al discorso della Trinità. I tre angeli, tutti e tre uguali, l'agnello sacrificale, il sacrificio, come se ci fosse un rimando poi all'Eucarestia sostanzialmente, no? Nell'evitare il sacrificio di Abramo per il sacrificio eucaristico. È una discorso che è polisemico, cioè vuole dire un racconto, vuole rappresentare un racconto, ma vuole anche rimandare ad altro. Ecco, guardiamolo meglio. Rimanda al racconto di Abramo, ma i tre pani, per esempio, che stanno sulla tavola, rimandano alla Agia Ilias, cioè alla Trinità, la Santa Trinità, con funzione ovviamente eucaristica, e quindi in quanto tale hanno una fortissima valenza liturgica. Direi che questa immagine è sostanzialmente il prototipo di tutte quelle, compresa quella di Giffa, che voi avete e che conoscete perfettamente e che avete sul volumetto. Siamo nel V secolo, quindi siamo di fronte a raffigurazioni della Trinità varie che in ogni caso si richiamano alla Sacra Scrittura e che pongono in maniera chiarissima la unità. Sono tre angeli, ma tre angeli? Sì, forse, sono tre persone. Una unità di natura con la differenza delle persone, quindi una situazione in cui sono tre uguali ma differenti come persone, la distinzione fra le persone. Dunque emerge un concetto di Trinità eucaristica che ha rapporti con l'Eucaristia e quindi con la liturgia. Dunque, in questo caso la Trinità deve servire al discorso eucaristico, al discorso liturgico. E direi che la prima raffigurazione che gironzola, lasciamo stare Ravenna, poi se perde, è la prima raffigurazione fino a
una quindicina di anni fa di una Trinità eucaristica che poteva essere di XII secolo, non era molto lontano da qui. Penso che ce l'abbiate nel volume sul Sacrimonti, vale a dire era, aspettate, poi torniamo indietro, era questa, cioè la Trinità al Piaggio di Villa d'Osso, la Madonna del Piaggio, una bellissima chiesa romanica, un campanile altissimo, prima di entrare in Villa d'Osso, che non lo so se si vede per la semplice ragione che, vabbè, no, beh, siamo riusciti a fare buio, che bravo. Allora, siamo di fronte a tre persone, le vedete, qui ne vedete due, però insomma sono due gambe, ma di qui c'è la terza, con tre calici, tre pani, ci picchia, tre pani, e tutte e tre davanti all'altare. Questa era considerata la più antica. In realtà, sempre a Cimitile, no, in quel posto dove era uscita la cosa, la chiesa di Paolino di Bordeaux, c'è la più antica, è saltata fuori nella Basilica Vetus, questo affresco della metà del X secolo, che è estremamente interessante e che dà una forza liturgica di altissimo livello, molto più che i tre bloccati e seduti, nel discorso eucaristico. Abbiamo le tre persone uguali, mentre una al centro che svolge la funzione, anche osservate le mani, no? Gli orientali parlano attraverso le dita, la gesticolazione delle dita è una gesticolazione di consacrazione, dall'altra parte abbiamo le due persone della, le altre due persone della Trinità che comunicano gli apostoli. In particolare qui rimane molto bene la comunicazione dell'apostolo Paolo. Questo è Paolo, si vede perfettamente, eccolo qua. Mentre una delle tre persone offre il calice per bere, dall'altra parte ovviamente l'altra persona della Trinità offre il calice a Pietro. Quindi abbiamo l'intera ecclesiologia, abbiamo la Chiesa nella sua globalità, ma abbiamo in maniera particolare, in maniera forte, l'aspetto liturgico, il rimando Trinità-Eucaristia, che era il gioco che abbiamo visto già in Paolino di Nola con l'agnello sacrificale, la croce, eccetera, eccetera. Bene, ecco, siamo nel X secolo e dobbiamo fare un passo avanti adesso. Nell'XI secolo avviene un fatto piuttosto pesante che rompe l'unità della religione nel Mediterraneo, spezza l'unità della fede con la Chiesa greca. Perché? Perché da parecchi secoli i latini hanno introdotto nel testo quicunque, che è il testo che circola praticamente dopo Calcedonia, quindi è il testo fondamentale del credo e viene sancito anche nel primo concilio di Costantinopoli, loro, gli occidentali, hanno introdotto la formula qui ex patre, parlando dello Spirito Santo ovviamente, no? E si dice che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio. Il testo greco invece ha la processione dello Spirito Santo solo dal Padre e procede dal Padre. Cosa è successo? Cioè, sono secoli e secoli che nell'Occidente e nei credi dell'Occidente circola questa, direi così, intromissione.
attenzione che è l'andare contro il dettato di un concilio, tant'è vero che gli ortodossi si chiamano ortodossi perché mantengono ancora perfetto il credo di Costantinopoli, quindi del concilio di Costantinopoli. Quindi è chiaro che c'è una certa riluttanza da parte del mondo greco a dire ma qua, cosa vi è venuto in mente di aggiungere, come mai? Dunque, dobbiamo un po' partire, diremmo, da lontano, cioè dobbiamo partire ancora una volta dall'inizio del V secolo, Sant'Agostino. Sant'Agostino è un po' incolpevole, se si vuole, o se non il colpevole, l'ideatore di questa difficoltà. E tutta la parte, direi, teologica ve la spiega, ve la spiega poi il secondo relatore, ma io dico solo questo, che Sant'Agostino per spiegarlo dice, spiegare, probabilmente non riusciva ad afferrare bene il concetto di usia, ma non è un problema, cioè anche perché non conosceva perfettamente il greco, quindi è un problema su cui si stanno dibattendo, penso che Pier Mario abbia fatto 20 anni di discussione su quello, appunto, quindi è un po' un pasticcio nel gioco della traduzione, quindi difficilissimo. Sant'Agostino vuole chiudere la vicenda anche perché io direi che c'è una volontà di accentuare la figura del figlio, questa c'è, cioè di accentuare la figura di Cristo. Lui dice: il padre è il principio di tutta la divinità, o più esattamente di tutta la deità, infatti da cui riceve l'essere o da cui procedere, ma è da lui che il figlio è generato e che lo spirito procede. Ok, fin qui andiamo bene. Poi aggiunge: il figlio tutto quello che ha lo riceve dal padre e quindi riceve pure dal padre l'essere anche lui figlio, principio da cui procede lo Spirito Santo. A questo punto nel figlio, lasciando stare Hegel, ma nel figlio ci sarebbe questa duplice realtà dell'aver ricevuto la sostanza divina, l'essenza divina, e nella sostanza divina di aver ricevuto anche la forza, l'elemento per la processione dello Spirito Santo. E infatti, proprio fondandosi su Sant'Agostino, nel Lateranense IV, e dagliela, qui scatta quando vuole, nel Lateranense IV, nel 1215, praticamente è Innocenzo III, fissa nella affermazione del Lateranense sulla Trinità, facendo anche una discussione con Gioacchino da Fiore, che verrà anche condannato, il padre e il figlio hanno la stessa sostanza. Così il padre e il figlio e lo Spirito Santo, Spirito Santo che procede a partire dai due, padre, figlio e Spirito Santo, sono una stessa realtà. E fin qui va bene. Però il discorso è che il Lateranense IV stabilisce che lo Spirito Santo non procede solo dal padre ma anche dal figlio, e per essere sicuri nel 1274 con Tommaso d'Aquino e con Bonaventura, che muore durante il concilio, i padri stabiliscono lo Spirito Santo procede eternamente dal padre e dal figlio, non come da due principi ma come da un principio solo, cioè padre e figlio vengono unificati nell'unità della deità sostanzialmente, tanquam ex uno principio. E a questo punto la rottura col mondo greco è definitiva,
lo era già nel 54, probabilmente nel 54 a tirarla un po' lunga si poteva evitare, solo che la Chiesa romana ha mandato il cardinale più duro che esistesse in quel momento sulla faccia della Chiesa, che forse se andava a Pier Damiani non si sarebbe arrivati, ma sono forse, quindi lasciamo stare. E la rottura è evidentissima. In Oriente si sviluppa sempre più l'immagine della filosemia di Adamo, scusate, di Abramo. Sono i tre angeli perfettamente uguali seduti intorno alla tavola, è diffusissima. La Trinità è questa per l'Oriente e sarà dipinta nel 1411 da Andrei Rublev, e il quadro è a Mosca. È un'immagine che oramai è fuori dal tempo, dallo spazio, è un'evoluzione della filosemia di Abramo, ma è anche l'espressione più profonda del pensiero ortodosso, come se fra i tre ci fosse una circolazione. C'è sempre un'immagine eucaristica che è data da calice, che è un calice che può anche però essere una patena per tenere il pane, quindi è una situazione di tipo eucaristico, ma di una serenità incredibile, proprio perché è legata alle tre persone uguali che comunicano fra loro, quindi c'è una circolazione fra loro. In Oriente si sviluppa anche in contemporanea una visione della Trinità come paternitas, che è quella su cui in fondo avete centrato tutto quanto il discorso della preparazione alla Pasqua, Dio come padre. E qui direi così, c'è questa dimensione che è meno drammatica da capo, no? Perché è meno cristologica dell'Occidente. Questa, anche questa è molto bella, è una pittura di XII. Dio padre è rappresentato come l'antico dei giorni, no? Cioè la realtà della, diremmo così, dell'essere fuori del tempo, il padre che regge sulle ginocchia il figlio e che a sua volta tiene nelle mani la colomba dello Spirito Santo. E gli storici, i teologi bizantini dicono che l'immagine rimanda al cerimoniale della legittimazione della paternità. No, cioè l'immagine della legittimazione della paternità veniva a Bisanzio in questo modo, cioè il padre che legittimava il figlio lo teneva nelle braccia, ma simboleggia anche il legame spirituale e la parentela, indubbiamente, tra le tre persone della Santa Trinità. Dunque una visione molto accentuata del padre, ma in una circolazione di amore, se volete. E l'Occidente? Dunque, l'aggiunta del filioque accentua l'aspetto cristologico. Quindi nella Trinità si sottolinea in modo forte la presenza del padre e del figlio. Figlio nella sua dimensione umana della morte e divina della resurrezione. Mentre l'aspetto dello spirito, la pneumologia, cioè lo studio dello Spirito Santo, rimane molto debole. E quindi per l'Occidente rimane questo campo di indagine a fondo della processo, no? Cioè della processione, come avviene. In effetti molti tendono a dire, se ne potrà discutere, quanto la secolarizzazione, cioè il mondo che si è secolarizzato, riflette la perdita di consapevolezza del legame dello Spirito Santo con il Cristo dell'Incarnazione. Cioè la rottura che è data anche dal fatto che per la Chiesa occidentale il profetismo è bloccato. Questo è estremamente interessante, per il mondo orientale no, per il mondo occidentale tutto l'elemento profetico è bloccato. E quindi è interessante, è un discorso che
può essere avviato, ed è proprio su questo discorso che oggi penso che i teologi, quando si incontrano, cercano di discutere e di approfondire. Allora, in Occidente sei modi di intendere e di raffigurare la Trinità. Vediamoli: tre persone uguali alla mensa eucaristica, e va bene, un Dio tricefalo che scomparirà, il Padre che regge il Cristo in croce, il Padre che sorregge il Cristo morto, e poi l'ultima sorpresa è una sorta di quaternità, no? Che è l'incoronazione della Vergine. Vediamo. E poi ho chiuso. Allora, le tre persone uguali nella mensa eucaristica, e ci siamo, e siete a Giffa, sono lì, le conoscete, però è interessante che sopra ci sia la crocifissione. Questo è un fatto molto molto importante, sempre per accentuare la cristologia. Ancora, per esempio, ma sono diffusissimi, soprattutto nel Piemonte occidentale. Qui siamo a Benna, la chiesa di San Pietro, eccoli lì, sono sempre gli stessi. Ecco, il Dio tricefalo invece è un'immagine che viene condannata a Trento, cioè una unica, un'unica diremmo così, natura con tre teste, tentativo di differenziare, sono immagini che non sono molto diffuse, ce ne sono nel Canton Ticino, anche ce n'è una anche nel Canton Ticino. Ecco, è molto interessante questa, che purtroppo mi si è sgranata, buonanotte, che è Alcazar in Spagna, in cui c'è un Dio con tre teste che crea Adamo. Ed è interessante, no? Perché è la creazione di Adamo e poi anche di Eva, operata da un Dio con tre teste, ma da due braccia, insomma, e basta. Dunque, l'accentuazione dell'aspetto cristologico genera una drammatica iconografia della Trinità, e questo un po' a scapito della dimensione dello Spirito Santo. Ecco, questa è l'immagine drammatica di Dürer, la più alta secondo me a livello di racconto drammatico, dove tutto il discorso è incentrato sulla cristologia, sostanzialmente sulla morte, qui sulla morte di Cristo, Cristo che è sorretto dal Padre, che ha in testa il triregno, tra l'altro, e con tutti gli angeli che si disperano e gli strumenti della passione, sopra lo Spirito Santo, ma in una posizione, diremmo, marginale rispetto, nonostante sia importantissima, in una posizione molto marginale. Poi qui addirittura il greco è ancora più drammatico, ma il concetto è sempre quello, cioè della paternità nel dolore. E poi questo è quello che fa da logo della vostra mostra, non è un altro, ovviamente, il segno che è diffusissimo, il Padre che regge la croce del Figlio e lo Spirito Santo che, beh, è andato ad appollaiarsi anche sul libro. Questo è veramente interessante, no? Non è in volo, ma è appollaiato. Questo è il quinto vercellese. Beh, il vostro è molto più bello, questo è molto più rustico, però è estremamente interessante, dà l'impressione della profonda diversità. E chiudo con questa sorta di quaternità, no? L'immagine di una sorta di quaternità. Le Goff l'aveva detto, no? Che nel cristianesimo, oltre alla Trinità, nel cristianesimo occidentale c'è la intromissione, no, ma comunque c'è la comparsa, la dimensione di una quarta figura che è fondamentale per il discorso del cattolicesimo e che è la figura della Vergine. Figura della Vergine che è in cielo, è assunta con il corpo come lo è il Figlio e che viene incoronata da Cristo. E qui siamo di fronte a una raffigurazione eccezionale di questa unità della famiglia, diciamo così, il Padre,
manca San Giuseppe, ma qui è una famiglia più ristretta. Il padre, il figlio, la madre e lo Spirito Santo al centro, che generano una sorta quasi, ho detto, no? Le Goff dicevano una sorta di paternità, sì, che è un po' di questo tipo e che io lascio alle vostre discussioni. Grazie. Beh, il professor Andella già ha detto molte cose, perché ha proprio attraversando anche tutto questo aspetto geografico fra Oriente e Occidente, sono già emersi praticamente tutti i tuoi nodi e i problemi che si direbbe in gergo tecnico, un trattato di Deo comporterebbe, che è un po' un rompicapo per gli studenti. Ed è un gran paradosso, perché il segno più popolare, il segno più universale cristiano, quello che imparano tutti e che poi distribuiscono a tutti i livelli di costume, dall'entrata in un campo di calcio a sapere dove, è il segno di croce. Il segno di croce ci si segna nel nome, non di Dio, generale, ma nel nome del Padre e del Figlio. Quindi diciamo che la dimensione più semplice, da un lato, più universale, più popolare, è Trinità. Chiunque entra nella dimensione primaria catechistica, anche nella trasmissione generazionale della fede, forse oggi non so, è un po' residuale questo, però una volta era molto più insistito, è sempre. Uno si dimentica, poi se lo fa a livello di scacciamosche, vabbè, è un altro discorso, però è quello che rimane, insieme a qualche pezzo di Ave Maria e di Padre Nostro. Però ne rimane un altro, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito, che per noi è diventata una sorta di preghierina un po' corta, nel senso che invece di dirle lunghe, diciamo gloria al Padre e sistemiamo tutta la Trinità. Ma nacque proprio dal punto di vista di preparare il colpo a quello che Andella diceva, facendo vedere proprio il tricefalo che lui si diceva prima. Per cui la stessa gloria tu la devi al Padre, la stessa gloria la devi al Figlio e la stessa gloria la devi allo Spirito. Non glorie, diciamo così, in pendenza, al primo tutta a colpi di lottizzazione. Cioè la gloria che devi avere il Padre, e Ario picchiava su questo punto, cioè come fa il Figlio a essere della stessa sostanza del Padre? Il Figlio è nato, e quando uno nasce un bambino deve essere accudito, allevato, lavato, nutrito, e il Padre mica è così, sono della stessa sostanza. E il popolo cosa diceva? No, il popolo dava ragione a Ario. Ario era bravissimo, cioè oggi era qui con queste tecniche, queste tecnologie, vi convinceva tutti. E dice, è stato un capolavoro da quel lato. Cioè, Dio nella carne, è, ha la stessa gloria. Questo è alto. E lo spirito non è una sorta di energia come il plasma che circola da qualche parte. È della stessa. Quindi anche la dossologia, questo è un primo elemento che è emerso da questa carrellata. Certamente se uno prende un manuale di teologia trinitaria, dopo 20 pagine lo lascia stare e si mette a leggere un altro, la famiglia cristiana o altre cose, perché dice questa fa perdere la fede, perché effettivamente è un testo complicato. Si dice anche, penso, nelle aule catechistiche, una buona catechista o un buon catechista alla domanda del Pierino di turno, ma che cos'è la Trinità, se la sfanga al volo, è un mistero. Un mistero. E quindi dice non interrogare oltre, non ne sappiamo nulla, e invece no, è un mistero, ma è mysterium salutis, è il mistero di salvezza, non è un mistero matematico. Sant'Agostino diceva
qui incipit numerare, incipit errare. Quindi non è un problema di algebra, non è un problema di matematica. Quando diciamo tre persone bisogna stare estremamente attenti, perché non sono una, due, tre. Agostino è a tal punto che dice non usate neanche il termine persona, perché è equivoco, alla grande. Tommaso gli dà la ragione. Noi lo usiamo. Fate un esperimento, quando Don Roberto, Don Claudio, alla festa della Trinità, fra un po', dopo un po' ci saremo, leggerà il prefazio, quel giorno lì state attenti, registratelo, no, pretis, non si spera, vedo la categoria, che il celebrante sappia cosa sta dicendo, non so, perché è un concentrato di categorie filosofiche, è un concentrato, cioè la dossologia, l'eucaristia, ci presenta un capolavoro, un riassunto tematico categoriale, cui trovate tutte le categorie che hanno attraversato la storia del pensiero trinitario dall'inizio a oggi. Persona, sostanza, natura, unità, eccetera, eccetera. Tutte consegnate lì. Ma non è un dibattito accademico fra me e il professor Andenna, cioè è una celebrazione eucaristica, dove la dossologia dovrebbe, lo dice il termine, quindi, però la dottrina trinitaria è nata lì. Ci sono, adesso io non sto qui a farvi tutte, però visto che questo è uscito molto bene dalle immagini, l'Eucaristia soprattutto, il battesimo, due esperienze fondamentali dell'inizio della Chiesa, due esperienze sacramentali decisive, iniziali, quelle che sono rimaste poi nel protestantesimo. È lì che il catecumeno comincia a entrare nella forma mentis, si direbbe, trinitaria. Ma è un'esperienza, non è una dottrina. Non è che ti viene insegnata la Trinità, come procedono gli uni dagli altri. Ma gli sperimenti, che tu fai l'esperienza di Dio come padre, fai l'esperienza di Dio come figlio, e fai l'esperienza di Dio come spirito. Quindi tutto ad integro, fai l'esperienza di uno, a me piace di più il padre, gli altri due non mica tanto, a me, perché poi è successo così, una sorta quasi di separati in casa, ma li abbiamo separati noi. Ed è chiaro allora tutta un'enfatizzazione per esempio dello Spirito Santo, e agli inizi del pensiero trinitario si potrebbe dire formalmente che più che essere trinitario era binitario. Terza persona, già lì ci è appena accennato, ma perché una ragione ben precisa, lì bisognava contrastare aria, bisognava stabilire il nesso, il legame vero che c'è fra Gesù di Nazareth e il Padre, perché può essere un legame come? Perché se no casca tutto, Atanasio insisteva molto su queste cose, che diceva non è in discussione la filosofia, non è in discussione l'accademia. Stiamo facendo dibattiti universitari, è in gioco la fede, è in gioco la salvezza. Se Gesù non è il figlio, non è della stessa sostanza del padre, ha bisogno anche lui di essere salvato. Diventa un esemplare etico. Vedete che c'è in gioco. Per cui allora dobbiamo capire tutto quel lavoro micidiale dei primi quattro secoli, questi grandi concili, gli unici veri concili ecumenici. Il Concilio Vaticano II non è formalmente un concilio ecumenico, dove la oicumene ecclesiale si è fatto grandi lotte su queste cose qui. Se uno legge l'omelia di Nestorio a quella che noi chiameremmo la messa di mezzanotte di Natale, se Don Roberto dovesse farla nella sua parrocchia o Don Claudio, scapperebbero fuori tutti. Parlava di queste robe. Poi il Natale, bello, fate buoni se potete. Parlava di ste robe qui, perché dice qui c'è in gioco la fede, qui c'è in gioco tutto. Se noi sbagliamo su questo, ci attacchiamo a trame. Ed è questo l'aspetto che più forse va recuperato. Perché se c'è un capitolo, diciamola tutta, ma non per difendere quel che io insegno,
non ha bisogno di difesa. Se c'è un capitolo rimosso dalla coscienza cristiana, è la Trinità. Il mio amico Bruno Forte dice, ha scritto un testo, il primo capitolo si intitola L'esilio trinitario. Ma si capisce perché. Se voi fate la domanda, tu credi in Dio? Uno pensa alla Trinità. Se tu voi dite Dio ha creato il mondo, c'era questo passaggio, no? Uno pensa alla Trinità, pensa uno fra i tre, è vero? E gli altri due dove erano? In giro per le Bahamas. Tutto il tema della grazia, essere in grazia di Dio, la Trinità c'entra. La fondazione della morale, per esempio, la fondazione, cosa vuol dire la fondazione trinitaria? Lo spirito entra come fondatore dell'etica, sono temi che slittano. Allora è un tema, un grande rimosso, tal punto che uno dei teologi più grandi del cattolicesimo del Novecento, Karl Rahner, che se la scrisse, che ha scritto un libro sulla Trinità un po' pesantino, gli studenti sputano sangue quando studiano quello, però la sostanza di pensiero. Diceva, se un domani un Papa dovesse dire la Trinità è stato un falso, fa sui libri di teologia non cambierebbe un granché. Perché non è un capitolo fondativo. Una volta che hai fatto il trattato lo metti da parte ed è finita. Poi vai avanti con tutto il resto. E allora da questo punto di vista c'è questa dimensione. Torniamo sul discorso del mistero. Ha ragione la catechista che se la sfanga come le hanno insegnato a sfangarsela. È un mistero. E proviamo a metterci un attimo però su questo tema, che mi sembra che anche qui tra Occidente e Oriente è venuto fuori. Certo, l'Oriente, abbiamo visto, insisteva di più sulla dimensione, si dice apofatica, ecco, dell'apofasi, cioè l'ineffabile, del silenzio. Del silenzio, come diceva anche Rosmini. Tacere, adorare, godere, tacere. Cioè di fronte al mistero di Dio stai zitto. Adora e godi. Cioè, qui siamo già in Occidente. Disgrazie e paradossi della storia. Sapete cos'è successo alla Trinità di Rosmini? E l'hanno condannata. Cioè, perché accusa il buon Rosmini, che adesso vediamo come beato, se voi prendete il manuale del Bartman, vedete la lista di quelli che non erano tanto affidabili sul discorso dentro Rosmini. Ma da un lato Rosmini tendeva la mano a questo discorso della dimensione del silenzio di fronte al mistero, dall'altro lato però abbiamo anche una testa per pensarci, perché poi in effetti il termine mistero, cristianamente parlando, non significa quello che di solito si dice, la luce, cioè, sì. Mistero, parola, cioè rivelazione, il mistero che ci è stato rivelato, ci è stato detto, non è che siamo noi che trapaniamo il cielo per capirci qualcosa. Cioè il mistero è ciò che viene rivelato. Certo, il termine latino re trattino velatio mantiene il velo, la rivelazione, quasi un raddoppio è velata, però non nel senso che si rivela un pezzo di Dio e il resto rimane nascosto e non sapremo mai, no, si rivela tutto, però devi cercare di coglierlo nel figlio, nella croce, nel mistero di quel crocifisso lì, dove si rivela tutto il mistero di Dio, tutto, giusto, spirito compreso, quello spirito appollaiato, là però è una bella immagine, perché diversi esegeti traducono, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito, consegno lo spirito, fai in modo che questa vita quasi fallita per gli altri della carne, sulla croce diventi invece segno di spirito per tutta l'umanità. Quindi è molto carica l'immagine, è molto. Quindi il termine mistero, anche in tedesco, la parola in cui si dice mistero, Geheimnis, significa letteralmente stare a casa propria, cioè offrire la dimora. Quindi mistero non nel senso qualcosa di campato per aria, che nessuno sa,
che sarebbe un po' paradossale, che il fondamento della nostra fede non si sa. Non si sa. Che non vuol dire che la rivelazione e il mistero sia qualcosa, Dio viene squadernato lì davanti a te, come è il problema dell'immagine. Cioè, come dire l'indicibile? Questo è il grande problema della teologia, anche di oggi, ma da sempre è stato citato Agostino, da Agostino in avanti l'Occidente. L'Oriente su questo è più trattenuto, nel senso che l'indicibile è l'indicibile. Anche quando lo si dice sempre in questa dimensione. E poi, come è stato giustamente detto, l'Occidente, per parlare della Trinità, parte dal Padre. Perché comunque il Padre, una differenza rispetto agli altri due, ce l'ha. Però bisogna stare attenti a calibrarla bene, se no in 30 secondi finisce l'energia monarchianista. Che il Padre non procede, il Figlio procede, lo Spirito procede, il Padre non procede. La agennesia, come si dice nella teologia orientale, è l'inizio di tutto. Questo tema dell'inizio è un tema anche filosoficamente quanto mai decisivo. Pensate, in Italia Massimo Cacciari ha scritto un volume di 800 pagine, non leggetelo, perché no, intitolato Dell'inizio, che è tutta una riflessione sulla Trinità, filosofia della Trinità. Per dire come anche i non credenti sono affascinati, grande blocco dell'idealismo tedesco, Schelling, Hegel, l'ultima fase di Berlino, dell'insegnamento, è tutta trinitaria. Poi vabbè, uno deve vedere come ha cucinato, tra virgolette, la cosa. Però in un tempo in cui l'illuminismo parlava di un Dio così senza ossa, disossato, senza figlio, il Dio del deismo, no? Dove la teologia era come il vecchio Trapattoni, insomma, in difesa, la linea Maginot, perché di fronte aveva questa sorta di ragione illuminista che era lì, che metteva in discussione. Allora, leggete il manuale, incredibile, il manuale di allora diceva sulla teologia nei confronti della ragione, cioè, non repugna la razione, non è che fa così schifo alla ragione, indagare sulla, ma basta, perché il resto era sopra. Hegel invece ha messo i piedi nel piatto, come si dice, cioè, ma chi l'ha detto? Cioè, noi parliamo di Dio senza mettere al centro quello che lui chiamava l'oggetto immenso. Se tu parli del Dio cristiano, di chi parli? Di uno, dell'altro, o di tutte e tre. Metti al centro il Deus Trinitas, questo è il punto. E quindi in questa direzione emerge l'altro, qui mi avvio un po' a dire queste poche cose, l'altro aspetto che è stato, penso, sottolineato diverse volte, cioè quello che nel protestantesimo viene chiamata la teologia crucis. La croce del Figlio. Certamente ha ragione Andenna quando dice l'Occidente, anche nel Filioque, è molto cristocentrico. Non solo cristologico, cristocentrico. Il più grande difensore del Filioque è stato Calvart, protestante. Ma su questo dice, questo è il Rubicone, perché tutto passa da Gesù Cristo. Non puoi pensare allo Spirito Santo se non interpellando il Figlio. Se no rischi invece di essere pneuma tu zeu, spirito di Dio, diventa pneuma tu antropo, cioè il tuo, esperienza tua soggettiva. Otero su questo aveva picchiato duro, perché gli sverberai, gli entusiasti, allo stadio, eccetera. Dice, no, l'oggettività della parola. Cristo, Marco usava l'immagine della clessidra, dove al centro Cristo è lì, tutto deve passare di lì e poi tutto si distribuisce. Su questo devo dire che forse ha esagerato, perché non dobbiamo dimenticare, parola biblica fu concepito per opera dello Spirito Santo. Quindi non è che viene giù una sorta di neoplotinianesimo, perché il rischio è quello: Padre, Figlio, Spirito, luce da luce. Ecco, tra l'altro, nel credo che noi diciamo tutte le domeniche, noi abbiamo tre parole
che non sono affatto cristiane. Tre, luce da luce protina. Però, chiaro, non dobbiamo intenderla protinianamente, perché protino la intendeva come allontanamento dalla fonte. La luce dalla luce, più vai lontano dalla fonte luminosa, più perdi in lucentezza. Alla fine c'è il buio, quando comincia il mondo è notte. La luce dalla luce l'abbiamo mantenuto, per dire però un'altra cosa sullo stesso piano. Procede, processione mica l'ha inventata, è plotiniana, il termine procedere. Noi abbiamo, il cristianesimo ha fatto un lavoro gigantesco, geniale, ha preso termini che erano imbronciati, diciamo, di altra cosa, e è riuscito a cristianizzare. La processione non è semplicemente un venir giù, e lì c'è la difficoltà fra Oriente e Occidente, perché il verbo greco, meglio, il verbo latino procedi non dice il greco, questo è anche un problema, quello che nella teologia ecumenica viene definito il problema dei fattori non teologici. A volte sono intervenuti più pesantemente questi qui, il fatto della traduzione dal greco al latino è stato micidiale. Nel greco si dice ecoporeume mai, tu traduci procedi, non è la stessa cosa. Perché là dice procedere, cosa vuol dire? Che tu avanzi facendo posto a quello da cui provieni. Vedete che in italiano non si riesce a dirlo. Allora si capisce che la processione non è una derivazione. No, è una, più avanza il figlio, più avanza il padre. Più avanza lo spirito, più avanzano tutte e due. Ecco Agostino. Perché dite solo dal padre? Tutto. Termine greco che gli orientali hanno trovato, che noi, che Andena aveva citato prima, è il termine, oddio, adesso mi sfugge, vedete che amnesie trinitarie, che significa danzare, la pericoresis. Pericoresis, che i padri cappadoci, letteralmente pericoresis vuol dire danzare insieme. Uno dice, ma come, il termine da discoteca per dire la Trinità, dove il soggetto non è Tizio, Caio, è il regno. L'Occidente si è trovato di fronte a sta termine, fa, come lo traduciamo? Perché devi ballare l'occhio, perché se lo traduci male rischi di diventare modalista o subordinazionista subito. L'hanno tradotto con circumsessio, l'altra è cacofonica, circumcessio mi sembra, circuminsessio, per dire sono uno nell'altro, non semplicemente uno accanto all'altro. Bella questa immagine, quella che era fatta da Joachim, esatto, Joachim, uno nell'altro. Fatto, se uno poi va a vedere nel Novecento tutte le discussioni sul termine persona, non voglio aprire questo capitolo perché stanno qui fino a domani mattina, però sono riusciti a trovare, a ragionare proprio queste dimensioni. Non è lo stare l'uno accanto all'altro, questa sorta di antropologia da condominio, cioè le tre persone non sono una accanto, sono una nell'altro, non solo esistono insieme ma insistono. Non solo si esiste, ma si insiste nell'altro. Se no, se tu solo esisti, cominci anche a resistere poi. La esistenza diventa anche una resistenza, se non, chiedo scusa del gioco di parole, se non è una insistenza, inesistenza, se non esisti nell'altro. Quindi in questo senso, allora, tutta questa dimensione ha portato a questa realtà in cui l'Occidente ha soprattutto insistito, questo è stato poi il luteranesimo, che nella croce, nel Cristo crocifisso, quindi nella Pasqua del Figlio, che si riesce a compiere tutto questo discorso. Te lo dicevi, in Cristo crocifisso è vera teologia e cognizio Dei. Cioè, se tu vuoi capire Dio e la Trinità, comprendi la mia. Cioè, leggi fino in fondo la Pasqua del Figlio per capire veramente tutto questo. Da questo, e chiudo, allora, due registri, quello dossologico, esperienza di Dio, e poi quello dottrinale.
quello più micidiale, diciamo, però dove l'Occidente più che l'Oriente si è interrogato, come dicevo prima, come dire l'indicibile, Agostino ha inaugurato questo bel problema. Se noi diciamo che l'uomo è imago Dei, noi dovremmo dire che l'uomo è imago Trinitatis, a rigore, o no? Non è che siamo immagini di uno dell'altro. Dove? Come l'uomo è imago Trinitatis? E dove? Così in natura, come siamo? Nel rapporto con gli altri? E lì nasce un bel problema, di quelli potenti, perché per Agostino l'analogia trinitaria è dentro di noi. Dentro di noi. Noli forax exire, in te ipsum red, in te abita. Devi andare nella profondità abissale di te stesso per scoprire Dio. Mentre invece questa viene chiamata la, diciamo, l'analogia psicologica. Psico nel senso psiche, psiche dell'anima, cioè l'anima. Dove però Agostino dice che il luogo dell'imago non è l'anima, è la mens, che noi oggi meglio non traduciamo perché traduciamo male, mente, tutta un'altra cosa. La mens è l'anima dell'anima, l'intimo dell'intimo, quell'abisso che noi siamo, lì dentro devi andare. Tanto la psicanalisi ha letto profondamente queste pagine, addirittura scovandoci il senso dell'infinito. L'altra teologia invece, sia cattolica che ha lavorato invece, per dirle due più, invece sull'analogia sociale. Cioè noi possiamo capire la relazione che Dio è solo uscendo da noi stessi e andando appunto verso l'altro, sentendoci con uno cum l'altro. Per dire che il dibattito trinitario ha aperto tutta un'infinità di vie che spero che non rimanga solo nelle scuole di teologia, ma che si distribuisca un po' dappertutto. Bene, credo che se abbiamo desiderio in questa alta, questo alto livello di riflessione, spero di essere stato, possiamo però offrire un minimo di tempo anche per eventuali domande, per qualche piccolo chiarimento ulteriore, se ci sono. Dovete complicarvi la vita. Ma io faccio fatica a capire come mai sia potuta avvenire la divisione tra la Chiesa greca e la Chiesa romana sulla base di un aspetto, che è quello della processione dello Spirito Santo, che è un aspetto di una questione misteriosa addirittura. Cioè, dov'è la sostanza di questa differenza? Quella che ha portato addirittura a dividere due chiese. Sì. Oggi, diciamo, nel dibattito teologico odierno, per esempio, c'è nell'ortodossia russa alcune posizioni abbassano di molto. Cioè, si era già trovato anche al Concilio di Ferrara a Firenze, sì, anche una sorta di, diciamo, di unione. E però quelle cose lì mettevano in gioco parecchie cose. Per esempio, gli orientali, le chiese non sono convinte che dietro la questione del filioque, cioè, per loro è, se dici procede da tutte e due, vuol dire che hai due principi allo stesso livello, il padre e il figlio, e l'altro è il nipote, insomma. E però non è solo una questione, diciamo così, teologica, perché se non fai prevalere quella dimensione lì, prevale il diritto canonico sul diritto dello spirito, nella dimensione sacramentale, sulla dimensione, eccetera, eccetera, capito? Quindi entra in gioco l'ecclesiologia, la liturgia. Quindi, obiettivamente, forse andrebbe raccolta anche questa dimensione, perché c'è questo rischio, l'inteso bene non andrebbe in questa, non andrebbe in questo precipizio, inteso male, chiaro che sì, quindi la questione si distribuisce, oltre forse ad altre dimensioni storiche. No, beh, c'è una dimensione storica che è estremamente interessante, che è stata indagata da degli storici, c'è uno storico tedesco che ha lavorato praticamente quasi tutta la vita studiando il Papa sotto cui è avvenuta la divisione, almeno quello che ha tentato, perché il Papa della divisione è un
buonanotte, cioè era morto, eccetera. Poi lì era il cardinale che ha lasciato la bolla di scomunica, se n'è andata, proprio una situazione diremmo drammatica di rottura. Ma il pontefice che ha tentato l'unità subito dopo, c'è stato anche un vescovo di Novara che è andato per cercare di mettere a posto la questione Bottone, per cercare di mettere a posto la questione con il mondo greco tramite l'imperatore, perché insomma Bisanzio l'imperatore contava non in quanto capo dei laici ma in quanto capo della Chiesa, insomma, in quanto vicario di Dio, insomma, no? E, però l'imperatore era stato ucciso e quindi buonanotte, ha dovuto ritornare indietro. Il pontefice è Urbano II. Urbano II ha cercato disperatamente di trovare una conciliazione per la semplice ragione che il mondo orientale in quel momento aveva bisogno da un punto di vista militare e politico dell'aiuto dell'Occidente. Di qui la necessità di dover intrattenere una serie di rapporti. E in effetti il mondo dei patriarchi greci chiede una dichiarazione di fede al pontefice romano, come in genere si faceva, no? Per entrare in comunione con i capi delle varie chiese. Il pontefice romano fa questa endemusa, no? Questa dichiarazione della propria fede, cioè qual è il suo credo, e la discussione non si ferma tanto sulla questione del filioque, che è pur una questione, però non si è fermata tanto su quella, si è fermato su un altro punto, cioè quello della superiorità della Chiesa romana, perché oramai la Chiesa romana aveva sviluppato un cammino nel corso dell'undicesimo secolo e subito dopo la riforma dell'undicesimo secolo da cui non poteva più recedere, per cui il pontefice non poteva più accettare una collegialità di gestione dell'intera Chiesa e non c'era niente da fare, non ci si poteva. Per cui io non penso che anche oggi in fondo, no, la discussione che interviene fra i teologi, c'è stato questo concilio di Bari nel 1998 che richiamava un concilio di Bari di mille anni prima, no? Di 900 anni prima, in cui Anselmo d'Aosta fa il punto sulla situazione. Anselmo d'Aosta è un personaggio che accentua moltissimo, come ha detto prima Pier Mario, la dimensione del Cristo, no? Cur Deus Homo. Questa è la sua opera fondamentale, perché Dio si è fatto uomo. Questo era il problema di fondo. Certo che il concilio si tiene a Bari, dove la maggioranza dei vescovi pugliesi era orientale, no? Subito dopo la conquista normanna era orientale, per cui lì c'era una discussione, mancava l'unità della Chiesa, perché gli orientali recitavano il credo in un modo e gli altri lo recitavano in un altro. Una discussione terribile avviene, 3 giorni di discussione, poi alla fine chiude Anselmo dicendo no, la questione è attraverso Agostino quella che abbiamo detto, no? Cioè quella di una forza della dimensione cristologica all'interno del discorso, quindi padre e figlio sono la stessa, nel momento in cui il figlio procede dal padre, procede, come ha detto bene, no, euforesis, cioè con il padre stesso insieme, per cui lo Spirito Santo non può che essere una derivazione da tutti e 3, chiude in questo modo. E a quel punto è chiaro che i vescovi greci accettano, ma non sono convinti. E quindi la rottura con Bisanzio diventa poi definitiva.
proprio, ma le ragioni sono due, insomma. Ce n'è una teologica, ma ce n'è un'altra che è sulla struttura stessa dell'intera Chiesa, cioè sulla, potremmo dire così, sulla gestione monarchica della Chiesa, che in quel momento va affermandosi attraverso il passaggio, perché lì c'era stato il passaggio di Pietro come elemento centrale della Chiesa romana, il Papa come vicario di Pietro, ma essendo Pietro vicario di Cristo, tu es Petrus, no? Si è posto il grosso problema che il pontefice durante la riforma, proprio in quegli anni, appena prima di Urbano II, Gregorio VII, ha affermato di essere vicario di Cristo, cioè teologicamente ha spostato la vicaria da Pietro a Cristo. E quindi a questo punto, essendo vicario di Cristo, è al di sopra, mi spiego, di tutti gli altri vescovi. E questo oramai era stato chiarito nel discorso. Forse l'ha fatto perché anche in Occidente l'imperatore era il vicario di Dio, non di Cristo, di Dio. E se lei guarda le raffigurazioni imperiali di inizio XI secolo, il capo della Chiesa non è Papa, è l'imperatore. È l'imperatore che ha in mano il globo, è l'imperatore che ha il bastone, ha lo scettro, è l'imperatore che ha la colomba sulla testa, è l'imperatore che ha il cielo con i pavoni sopra la sua figura, è l'imperatore che porta il mantello con l'intero universo stellato, no? Il mantello di Bamberga, è lui. Quindi il problema è che il Papa sta rovesciando la situazione dicendo che il vero imperatore è il pontefice. È chiaro che allora il pontefice deve essere il capo della Chiesa e l'altro vuole essere anche il capo politico, poi ovviamente dovrà ammettere una coesistenza dei due principi. Dunque, dietro alla questione del Filioque ci sono anche altri grossi, giganteschi problemi a livello di storia, diremmo così, politica. Non so se è chiaro. Cioè, sostanzialmente inizia la secolarizzazione della Chiesa, si può dire così? Quello forse un po', è un po' presto. Quello forse però, un po' presto. No. Comincia a mettere da parte l'imperatore. No, beh, poi l'imperatore diventa il capo dei laici. No. Dopo l'imperatore lo sistemano come capo dei laici. Peccato a un suo predecessore. Non so se mi sono spiegato. Cioè, l'imperatore poi trova il suo posto. Di là ha sbattuto fuori, no, trova il suo posto come capo dei laici. L'aggancio solo brevemente per dire come questo fa capire che anche in quei momenti nella teologia si stava accanto a questa dimensione, cioè l'imperatore, vicario, eccetera, eccetera, la dimenticanza della scrittura totale. Che per esempio anche solo pensare ai tempi del Medioevo, Cristo Re, noi oggi abbiamo la festa, 1925, l'enciclica Quas Primas, però se uno va a vedere come la regalità Gesù la presenta, e c'è, Gesù parla dell'essere re, tu sei re, gli chiede Pilato. Certo che lo so, non lo certo come lo pensi tu, c'è un altro modo di regnare e di imperare, che è quello di servire, che a te burocrate violento dell'impero, pare che Pilato venne rimosso da Roma, da Gerusalemme, mandato in Spagna per eccesso di violenza. Cioè, tu non puoi capire un altro modo, però è sulla base scritturistica, quindi anche questi termini, imperatore, vicario di Dio, il vicario. Cioè, quando la dimensione della vicarietà, che era quella appunto del servizio a, che se uno voi va sulla scrittura, è servizio. Gesù stesso indica il proprio vicario, che è lo Spirito. Dopo di me vi lascerò uno che. Quindi la vicarietà che poi passa chiaramente nella successione apostolica, però anche nel De Trinitate, nella Cristologia, queste categorie poi diventano quelle secolarizzate, no? Ma sine scrittura però, cioè senza la usi, quello che doveva essere il vero fondamento della cosa, solo quello, forse c'era là. Sì. Mi rifacevo un attimo al problema del linguaggio e della traduzione. Mi ha colpito un passaggio dove dal greco pericoresis, che è questa danza attorno, danza degli uguali,
viene fuori una traduzione latina col verbo sisto, insisto, che è il verbo sto. Allora, questo passaggio dal danzare allo stare non è anche una, vorrei dire impoverimento, ma un fissare, uno stare, un inchiodare, se non è troppo forte, un concetto animato, vibrante, che è quello che sta nella danza attorno a qualcosa di più, appunto, di più fisso, di più statico? Quello, la traduzione però di Pericorridis è circum sessio o circum in sessio, lasciando perdere la terza che ma sessio è sempre circum, sessio, sì. Però da lì poi è nato quell'aspetto in cui si è cercato la vera, diciamo, fissazione o il rischio di staticità. L'Occidente ce l'ha più che l'Oriente, questo è inevitabile, proprio anche per la traduzione. Era stato dato più che altro dalla traduzione che Boezio aveva fatto del termine persona, la razionale individua sostanza, e che è inapplicabile alla sostanza, sustare. Cioè la sostanza dà quell'idea lì, poi c'è tutta una discussione anche sul termine sostanza, che qui è meglio non. Mentre invece Agostino si era reso conto di questo e non aveva usato quel termine, il termine della relazione, cioè la categoria della relazione. Però, per esempio, già Riccardo di San Vittore aveva definito la persona in termini diversi, non più sostanza, ma esistenza, cioè il tuo esistere, il tuo stare ti è stato dato, ti proviene, il modus obtinendi. Quindi è questa generazione, e tu, proprio perché ti è stato dato, sei in grado di existere, cioè di ridonarla ad altri. Quindi entrava più in circolo questa dimensione che l'Occidente, che l'Oriente aveva. L'Occidente un po' l'ha persa sotto quell'aspetto, che il latino fissava di più sotto quell'aspetto lì, perché la sostanza, che ha sostanza, l'idea, lo stesso termine subietto, un soggetto, poi diventa soggetto ciò che io sono, chiaramente ciò che è gettato sotto, cioè dall'idea del fondamento, dal segno anche di una passività donante e accogliente. Quindi da quel lato lì i termini dovrebbero essere intesi al di là della loro immediatamente danno quell'idea. E l'Occidente in effetti è un po' stato su questo. Per esempio però la teologia monastica, per esempio Guglielmo di Sienterri e altri avevano già un altro tipo di linguaggio della mistica, che è diverso, è tutto un altro linguaggio. È il linguaggio di un dinamismo notturno ed è il linguaggio dell'amore. La categoria di Riccardo di San Vittore costruisce tutta la sua imago Trinitati sulla categoria biblica Dio è amore. Ma l'amore non è una cosa, cioè è un sentimento, è essere. Quindi addirittura dove costruisce tutta la sua tesi della, cioè che il rapporto a due, io e tu, non è mai soddisfacente in termini di completamento, di perfezione amorosa. Perché ci vuole sempre il terzo, intendiamoci bene, è il terzo modo, sì. Cioè terzo non è un altro che si aggiunge, ma è il senso della relazione, quello che poi anche Hegel era tanto bistrattato, che diceva quell'io che è noi e quel noi che è io, cioè se io e tu non diventiamo un noi, facciamo una somma, e come ci sommiamo ci sottraiamo anche. Io e te, come si dice oggi, ma un linguaggio più io e te. No, noi. E noi diventa voi. Ecco il noi trinitario, che non può essere padre e figlio. Anche la relazione. È la relazione fra i due. Vinculum amoris, lo definiva Agostino. Mentre invece quelli che sono un po' più esposti sullo spirito, dicono, ma lo spirito non è solo un vincolo. Rischia di essere solo la forza. Ma vincolo nel senso che è la sostanza stessa su cui i due costruiscono. Nel senso, allora si è riuscito a dinamicizzare di più quello che precedentemente diventava più statico. Questo sì. Questo pone però un problema enorme a livello anche, credo, di, uso un termine ecclesiale, di catechismo. Di fatto noi continuiamo a usare termini che sono non solo equivoci, ma sono distruttivi.
perché nella mentalità attuale, quando uno pensa al termine persona, lo pensa proprio a un individuo addirittura, no? Diverso e distinto e quasi contrapposto ad altri individui. Noi utilizziamo pure un linguaggio che ormai dice tutt'altro. E questo è un dramma. Questo è un dramma, ma non so neanche come. Perché, ripeto, non apriamo il capitolo. Questo è un dramma poi addirittura di 800 sostanzialmente, dove la religione è un fatto puramente individuale. Cioè, capisci che, non so, quando Cavour dice, no, che la religione è un fatto di Tizio, di Caio, di Sempronio, e non è un fatto, diremmo così, di comunità, dove circola un rapporto e un legame. No, 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 è un fatto tuo, sono affari tuoi, fine della trasmissione. E questo è tragico, perché sostanzialmente è un bloccare tutto l'elemento religioso e ridurlo a manifestazioni tue nei confronti della divinità. Se vuoi è quello che dicevi tu, no? Una sorta di naturalismo. Certo. No? E buonanotte. Perché poi il problema è doppio, perché sia i termini ereditati, sì, certo, che noi li diamo per scontati, io non ho aperto il capitolo qui perché sennò andiamo a casa domani mattina, sul termine persona, è un tormento unico. Noi oggi lo diamo per scontato, ma se pensate che deriva dal greco prosopon, che significa maschera, provate a dire tre prosopa, tre maschere, spirito, padre, cioè Agostino dice attenti, oppure quello che magari anche noi preti, esclusi presenti, che nell'omelia della festa della Trinità diciamo, guardate, la Trinità è come una famiglia, e Agostino si rivolta nella tomba, a parte oggi la famiglia, la Trinità si moltiplicano ad interiore, come si dice, però sono le immagini, sono i referenti e simbolici, sono micidiali, il linguaggio oggi è un perché, ripeto, l'altro problema è che dice, per fortuna abbiamo liberato Dio dalla dimensione dell'essere perfettissimo. Penso che qui, vedendo il pubblico, si ricorda quando andavamo a catechismo alla domanda chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo. Era il manuale. Adesso dice, meno male abbiamo detto, è padre. E va bene, perché è Bibbia, è scrittura. Sì, però oggi il padre, chi è in giro? Che uno va in laurea catechistica, vedi caro Pierino, caro Jonathan, oggi come si chiamano, Dio è come tuo papà, questo inorridisce perché magari ha a casa un esemplare di Ursus Peleus che dice, io, anche Dio è conciato così, cioè, quindi c'è il doppio referente, oggi nel postmoderno gente, quindi si riqualificare, certo, però questo è possibile tenendo presente un po' il perché, forse ci aiutano anche queste dimensioni, però il problema c'è tutto, perché Dio in tre persone va bene, però uno, un ragazzo, uno cosa recepisce? Tre persone, dice ho incontrato tre persone, ho incontrato tre individui, tre, uno, due, tre, però non è così, è quello che si intende per persona, cioè. E lui diceva, no, ma non complicare, quando andiamo in giro a fare questi discorsi, sono rari, che difficilmente le parrocchie chiamano. Qui abbiamo tenuto qui un corso, io ho tenuto un corso di Trinitaria, Madonna di Campagna. Per cui è possibile, chiaro che, diceva, è già la vita complicata dallo spread e da altre cose, sono, che arrivano questi qui, però per dire queste cose la catechesi. Bene. Una domanda, l'ultima immagine che aveva, diciamo, sì, la paternità, dove si trova? Aspetta, questa è in un santuario Luini. No, ma questa? Lui, no, no, sì, sì, dovrei... vabbè. Ah, di Bernardino Luini? Sì, sì. Almeno circolo, schiera di Bernardino Luini. Ed è a Saronno, nel santuario di Saronno, è dalle nostre parti. Non è questa. Sì, lo so, è l'incoronazione della Vergine. L'incoronazione della Vergine.
Sì, è un avvolgimento anche pittorico, il blu, non so se ha il significato che ha per esempio il blu come colore della divinità, se fosse così siamo addirittura bella in una... Però anche se non è così, è comunque significativo questo avvolgere con lo stesso colore figlio, vabbè, insomma, padre, madre e figlio, qui c'è la madre, ma siamo nel tardo 4, ormai c'è tutto il 4 con tutto il discorso dell'importanza della madre all'interno del sociale, ma non solo del sociale, anche la funzione della Madonna. Siamo nei momenti in cui devi pensare che in un santuario e in cui c'è uno sviluppo vertiginoso dei santuari dedicati alla Vergine, no? Vertiginoso, per la semplice ragione che innanzitutto sono anni, almeno la prima metà, sono anni drammatici. Poi nella seconda metà c'è una grande pace, almeno insomma abbastanza, e c'è questo rapporto molto forte nella figura, con la figura della Vergine, che fa da persona che intercede, e questo, cioè donna chiave nelle vicende, cioè se devi chiedere qualcosa devi passare attraverso qualcuno, no? E la Vergine fa da persona che offre la tua supplica a Cristo, quindi da questo punto di vista è un'ausiliatrice, insomma, è una persona che ti rappresenta, ed è meglio di Cristo, perché insomma è una figura femminile, insomma, giusto di rappresentare da Cristo un po' pretendere troppo, al contrario con la Vergine è diverso, ed è soprattutto una persona che ha sofferto e che quindi è un modello anche di come si superano le sofferenze, ed è anche un modello di poi, diremmo così, esaltazione finale sua all'essere assunta col corpo nel cielo, insomma. Quindi un momento fondamentale all'interno dell'essere della nostra religione. Ecco perché hanno tutto sommato in fondo questo manto blu cobalto, no, che li avvicina l'uno all'altro, e da questo punto di vista secondo me è un po' una persona che qui stavolta è una persona, no? È un essere umano un po' come Cristo, no? Perché ha l'aspetto che è al di sopra dell'umanità, anche se è umana, no? Una sorta di eone, insomma, per dirla con i neoplatonici, no? Quello che Ario voleva tentare di dire di Cristo, e qui adesso è la Vergine che assume questa dimensione. Sì, è molto interessante, perché poi c'è questa evoluzione verso il mondo santuariale, che è quello che poi trionfa, poi tra 4, 5, 6, 7, insomma, e che dà origine ai sacrimoni, dà origine a tutto, insomma, tutto occulto. Grazie. 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 Grazie.